Sì, beh, un bilancio lo possiamo fare, un bilancio di grande generosità, un grande altruismo e di grande forza. La forza che abbiamo avuto questa notte da parte dei vigili del fuoco, dei carabinieri, della polizia, di tutte le forze che sono intervenute. Questa mattina altra dichiarazione di forza da parte dei nostri clienti, da parte dei nostri fornitori che ci stanno sostenendo in questo momento improvviso, difficile dopo questo anno di pandemia. Però devo dire che l'intervento, il pronto intervento delle nostre squadre della sicurezza e dei vigili del fuoco, ormai che conoscevano l'ambiente per esserci stati la scorsa settimana in occasione dell'incendio su Valentino, ha fatto sì di poter ridurre al minimo tutti i danni della produzione e i danni anche in qualche modo emotivi, perché l'azienda è un'azienda a conduzione familiare che fa riferimento a Daniele Gualdani e tutti gli si sono stretti attorno in questo momento. Quindi abbiamo già incominciato a ripartire, a riprogrammare la produzione con tutte le altre aziende del gruppo e quindi siamo pronti da lunedì, speriamo, a rimetterci in moto per non far passare del tempo su questo inconveniente, anche per non darla in qualche modo vinta al fuoco. Qual è l'area aziendale danneggiata? Ma c'è un po' di produzione, l'area produttiva è fatta anche adatta dai materiali che la compongono, no? Quindi hanno preso fuoco subito, hanno fatto un grande fumo, vapori acquei, sicuramente ci sono dei materiali chimici, siamo in industria chimica, però la sicurezza è tutta sotto controllo, per cui non ci sono problemi di questo. Ecco, quante persone sono state adesso fermate? Ma in questo momento, siccome le persone in questo momento sono state anche reintrodotte e coinvolte con le altre aziende, è difficile, però in questo stabilimento un centinaio di persone, ecco, ci lavorano, ecco, fra persone dirette e indirette.